Abbiamo voluto unire in un convegno Danilo e Ratzinger, che sono due figure che possono sembrare molto, molto diverse. Uno è un patrologo, l'altro è un teologo dogmatico fondamentale. Però a noi è sembrato che proprio questi due autori avessero un filo che li connette in grande profondità. E proprio la storia e l'amore, potremmo dire, che loro hanno alla storia, ci è sembrato quello che li univa, un amore che arriva anche al sacrificio, perché entrambi si sono spesi a servizio della Chiesa in modo eroico. Padre Jean Danielou è stato un teologo, direi, originale perché ha saputo sviluppare una teologia e allo stesso tempo un inteso ministero pastorale. E per questo forse la sua teologia è facile da capire e molto vicina alla vita reale della gente. Ratzinger, as a professor, was very stimulating. His first lectures were always an overview of the subject against the background of contemporary culture and philosophical and theological movements. Yeah? So he always had this big vision, and he always situated theology within the situation of today, the existential situation of today. Danilo ritiene che l'uomo per natura sia portato alla relazione con Dio e le religioni sono un'espressione di questa relazione che ogni uomo naturalmente ha nei confronti del divino. And so they have a very simple way of explaining the faith, which is also very profound because of their love for the church and their love for their students. Within a simple exposition, the great profound truths of the faith can be said. C'è una cosa bellissima nei libri di Danielo, nei suoi studi, e penso io, una cosa molto unita alla sua vita di preghiera, è appunto il fatto che lui univa tutti i sacramenti con tutta la vita del Signore. Sia Ratzinger che Danielù, appunto, con grande onestà intellettuale sono riusciti a costruire un ponte tra filosofia e teologia, tra studi esegetici o studi patristici rigorosi per quanto riguarda l'analisi appunto scientifica e nello stesso tempo l'apertura alla cultura del tempo, alla spiritualità, all'uomo concreto, non all'uomo astratto.